Mister, buonasera. Allora, stasera, insomma, vittoria meritata, insomma, avete condotto la gara quasi tutti i 90 minuti, due gol, una traversa, un palo, altre occasioni, insomma, vittoria su cui c'è poco da dire da questo Guarda, punto abbiamo di fatto vista. una buona partita, ma noi li stiamo facendo da tanto tempo. Stasera hanno fatto meglio davanti, stava molto meglio fisicamente Cernigò, è stato molto mobile, quello è fondamentale per il nostro gioco d'attacco, avere un po' di vivacità davanti, poi arriviamo con tutti. Hanno fatto bene, sono contento. Insomma, questa sera io ho visto una squadra molto, diciamo, carica, squadra concentrata sin dall'inizio, c'è stato un ottimo approccio alla partita, avete cercato subito di sbloccarla e ci siete riusciti dopo 9 minuti. Ma non è che in 3 giorni si possono cambiare le prestazioni, evidentemente anche prima stavamo bene, poi ci sono partite e partite. Quella di stasera è stata diversa perché ci siamo mossi bene davanti, perché si è mosso bene Clemenza, si è mosso bene Dursi nel collegare il gioco, sono mossi bene i centrocampisti, si è mosso molto bene Cernigò finché diciamo ha avuto tenuta per stare in campo. E quindi è questo, noi abbiamo sempre la stessa faccia, poi possiamo giocare con i due, tre centrocampisti, queste disquisizioni le fate voi, ma abbiamo sempre la stessa faccia. Stasera, e mi auguro che sia un buon viatico per il futuro, davanti siamo stati vivaci, è quello che dobbiamo fare. Importante anche il primo gol di Cernigò, insomma, questo ragazzo aveva cercato il gol, ci aveva provato, insomma, questa sera ci è riuscito, è importante per un attaccante segnare. Ma lui è arrivato nel mercato di gennaio, era fermo da un po' di tempo, si gioca ogni 3 giorni, diventa difficile allenarsi e quindi attraverso gli allenamenti si fanno i miglioramenti. Però gioco forza, queste 2 partite è cresciuto, è un giocatore che ha qualità e io mi auguro che possa continuare a fare meglio. Cosa significa, mister, questa vittoria, soprattutto a 5 giorni dalla gara di Modena, dove incontrerete la nuova capolista solitaria del campionato? Adesso noi abbiamo soltanto bisogno di riposare, 4 partite in 12 giorni, giocatori come Pompetti, come Veroli, anche come Pontis, ho cercato di alternare un po' tutti, Pontis ha chiesto il cambio, un paio di giorni dobbiamo necessariamente recuperare, però fortunatamente avremo il tempo per preparare la partita di Modena. Noi abbiamo un'identità, stiamo bene, Pescara è una squadra in salute, non è una squadra che corre, che gioca, poi a volte le prestazioni individuali sono al di sotto, ma abbiamo un'identità, quindi andiamo avanti, poi vedremo, insomma. A proposito di Pontis, abbiamo visto il giocatore uscire zoppicando, si toccava la gamba, insomma. Un problemino all'adduttore, un fastidio, un affaticamento, così come Veroli, così come Pompetti che è rimasto in Recuperabili campo. per la Ma non lo gamba? so, adesso vedremo domani, credo di sì, perché non sono problemi. Adesso chi ha giocato 4 partite deve stare 48 ore quasi a riposo, quasi. Per chiudere, mister, guardiamo già la gara di Modena, anche se mancano 5 giorni, insomma, questa sera c'è stata la sconfitta in attesa della Reggiana, e Modena è la capolista solitaria del campionato, insomma, troverete un ambiente caldo, però proprio la sconfitta di questa sera della Reggiana a Gubbio, adesso che in questo campionato possono vincere e possono perdere tutti. Mamma. 4 partite in 12 giorni, continuo a dire, la Reggiana oggi ha cambiato tanto, ma voglio dire, io non voglio entrare nei problemi degli altri. Avremo tempo per preparare la partita di Modena. Noi stiamo bene, ma stiamo bene da tanto tempo, perché poi siamo diventati anche solidi, stasera abbiamo concesso veramente quasi nulla, se non un paio di situazioni su palle inattive. Stiamo bene, andiamo avanti, continuiamo con la voglia di giocare a calcio. L'ultimissima cosa le ha dato fastidio? Qualche critica, qualcosa che è stato detto dopo il pareggio di Fermo? Ma no, ma non tutti siete uguali, sono alcuni che interpretano le cose in un modo unilaterale e si perde l'essenza della realtà. Ripeto, adesso io accetto i complimenti che lei mi ha fatto, però abbiamo giocato 3 giorni prima, non è che che 3 giorni prima stavamo male o perché una squadra non può Ma stare male. questa sera ha giocato decisamente Ma glielo ho meglio detto il Pescara. motivo, perché davanti abbiamo fatto bene, a Reggio Emilia non abbiamo fatto bene davanti, troppo spenti, troppo statici, troppo fermi. Oggi c'è stata mobilità davanti, coralità, e questo deve essere sempre. Posso un attimo esprimere sull'avversario suo di questa sera? No, non mi faccio dire delle cose sulla Vispesero, pensateci voi, io li conosco poco, voglio dire, li conosco, però è sempre
antipatico dire delle cose, parliamo della partita, preferirei. Ciao mister.